Prova, prova, mi sentite? Perfetto. Avevamo paura che per colpa della barba mi mettete 30 minuti per favore invece di 45, altrimenti non riesco a regolarmi con il tempo. Ecco qua. Manca un minutino, aspetto giusto perché immagino che stiano finendo anche gli altri, quindi se c'è qualcuno che sta arrivando... Ma veramente proprio un minuto contato, 60 secondi. Vedo una maglietta di Batman tra il pubblico. Complimenti. Fammi togliere questo, posso toglierlo? Troppo tardi, avrei dovuto toglierlo prima. Che sarebbe un peccato non farla vedere, sa? Che la mettiamo a fa. Ok, ci dovrebbe essere anche lo streaming, quindi a questo punto direi che possiamo iniziare. Allora ragazzi, io mi chiamo Raffaele Gaito e oggi vi parlo di robot. O meglio, è da piccolo che sognavo di dire una frase del genere su un palco, vi devo dire la verità. Io sono di questa generazione, sono cresciuto, immagino come molti di voi, con il senso di robot che per me significava i robottoni giapponesi. Significava Mazinga, Goldrake, Gigrobo d'acciaio, mi ritrovavo a incrociare i pugni sul divano facendo le capriole sperando di trasformarmi in Gigrobo d'acciaio. E io sognavo un mondo, in realtà, dove da adulto poi avrei trovato i robot. E in realtà è successo, perché viviamo in un'epoca nella quale i robot ci sono, però sono più o meno così, quindi qualcosa durante questo processo è andato storto, non sono i robot che mi aspettavo io. Quindi prima di iniziare, di entrare nel vivo della presentazione, forse dobbiamo un attimo chiarire cosa si intende per robot, quindi cosa intendo io con robot in questa mezz'oretta che passiamo insieme su un tema che i robot ci ruberanno il lavoro, ma anche cosa si intende con robot quando leggiamo in giro la parola robot intorno al tema dei robot e del lavoro, perché è molto molto complesso, ok? Userò la parola robot nel corso di questi 30 minuti, ma in realtà intendo tutto questo. Ok, intendo tutta quella automazione, tutta quella tecnologia a 360 gradi, e quindi l'intelligenza artificiale, il machine learning, le stampanti 3D, la robotica nel senso stretto del termine, e tutta quell'innovazione legata intorno all'automazione in senso lato che in qualche modo sta impattando sul tema del lavoro. Ok, quindi userò sì il termine robot in maniera generica, ma in realtà tenete presente tutte queste cose che sono scritte su questa slide e tanto altro. E quindi la prima cosa che uno potrebbe chiedersi è: cavolo, ma allora tutte queste cose che è scritto qui dentro, tutti quei paroloni in inglese, sono veramente qualcosa di cui dobbiamo spaventarci? C'è veramente il rischio che ci stiano rubando il lavoro? La risposta secca è sì. Però in realtà il tema è molto molto serio ed ecco perché ne voglio parlare durante questa mezz'ora. Come avete visto, se avete letto il programma, nel corso di questo evento, di questi 3 giorni, ci sono molti molti talk sul tema dell'automazione del lavoro. È un tema serio che non dobbiamo assolutamente sottovalutare. E sul tema si sono espressi anche dei personaggi molto molto importanti, dei guru li definiremmo noi della nostra epoca, anche questo signore che vedete alle mie spalle. Il caro vecchio Bill, fondatore di Microsoft, nonché uno degli uomini più ricchi del mondo, ha detto questa cosa qualche tempo fa che ha fatto molto molto discutere. Lui ha detto che i robot devono pagare le tasse, perché questo è l'unico modo per colmare il gap che stanno creando rispetto agli umani. E io adesso voglio tanto bene al caro Bill, al caro vecchio Bill Gates, però dico anche che dobbiamo prendere un attimino con le pinze le affermazioni di certi guru, e non solo perché sono degli esperti, tutto quello che dicono ha senso e deve essere per forza corretto, perché Bill Gates, soprattutto quando si tratta di previsioni, non sempre ci ha visto, no? Lui era una persona che ha detto che i robot devono pagare le tasse, ma è pure la persona che nel 2004 ci aveva promesso che entro il 2006 avrebbe eliminato completamente il problema dello spam. E non è l'unica cosa sulla quale Bill Gates ha toppato clamorosamente. Quindi questa è una battuta, ma è per dire prendiamo un attimo con le pinze queste tipologie di affermazioni. Ma è facile prendersela con Bill Gates e fare battute su di lui. Anche personaggi molto molto più, come dire, probabilmente più apprezzati, dei visionari come Elon Musk. Quanti di voi lo conoscono? Lui è il boss di Tesla e di altre 800 aziende che stanno cambiando la nostra epoca, vuole portarci nello spazio e vuole portarci sottoterra, sta facendo qualsiasi cosa Elon Musk. Elon Musk ha detto che l'unico modo per contrastare i robot, l'avanzata dei robot, è che dobbiamo diventare dei cyborg.
E non lo so, questa è un'altra affermazione che mi ha lasciato un po' perplesso. Ho detto, ma veramente questi big, questi guru, questi grandi innovatori, grandi pensatori della nostra epoca reagiscono in questo modo alla cosa, quasi terrorizzando le persone? Questa è una frase del genere, se me la legge mia madre, si terrorizza. Quindi ancora una volta, prendiamole con le pinze certe affermazioni, perché Elon Musk è sì la persona che ha detto che tutti dovremmo essere dei cyborg, ma è anche la persona che ha detto che probabilmente viviamo in un grande computer. Lui crede che seriamente questo mondo non sia reale, sia la simulazione di un grande computer. Quindi, caro Elon, forse ci deve andare un po' calmo con certe affermazioni, con certe definizioni. E inevitabilmente io sono qui per portare un messaggio di speranza, per cercare di essere ottimista e positivo su questo tema. E essendo un imprenditore e avendo un background da informatico, non posso che prendere la cosa con una certa concretezza e quindi metterla sul piano numerico. Quindi voglio tenere da parte per oggi le affermazioni dei guru, di Elon Musk, di Bill Gates, e tutti quelli che dicono quelle cose che sì, attirano i click, fanno vendere i giornali, ma voglio parlare di questo tema portando un po' di numeri. E allora vediamo insieme qualche numero. Il numero più spaventoso è questo. Entro il 2020 perderemo 5 milioni di posti di lavoro. Questo l'ha detto il World Economic Forum, e ragazzi, il 2020 è dietro l'angolo, sono praticamente un paio d'anni, e parliamo di 5 milioni di lavoro, 5 milioni di posti di lavoro, ok? Quindi non sono briciole, ma il dato veramente spaventoso è questo qua, che forse è la ricerca più nota sul tema, quella che viene citata nella maggior parte degli articoli. L'Università di Oxford qualche anno fa, approfondendo il tema dell'automazione e della robotica, ha detto che il 47% dei lavori attuali sarà automatizzato entro 20 anni. Ok? Parliamo di quasi la metà, il 47% è un dato clamoroso, spaventoso, però voglio sottolineare una parola, ho detto dei lavori attuali, e sottolineo attuali perché tra un po' ci torneremo su questo tema. Per farvi capire che questa roba di cui sto parlando non è domani, non è dopodomani, ma è oggi, questo è un dato su quanti robot ci sono impiegati in questo momento in America, nei settori più disparati. Solo negli USA ci sono al momento 270.000 robot che stanno già lavorando. E attenzione, quando pensiamo ai robot, non pensiamo solo ai braccettini così, robotici, simpatici nelle fabbriche. Io intendo anche questo tipo di automazione. In Giappone, in questo momento, ci sono 9 milioni di distributori automatici. È un distributore ogni 14 persone. È un rapporto spaventoso, ok? Giappone e Cina, da questo punto di vista, stanno facendo dei numeri che sono incredibili. Incredibili. Parliamo di un distributore automatico con qualsiasi cosa, quindi dal cibo a, non lo so, ai gadget per il telefonino, qualsiasi cosa. Un distributore ogni 14 persone. Questo non è domani, non è dopodomani. Questo è oggi, è il Giappone di oggi. Attenzione a non sottovalutare la cosa pensando che riguardi solo determinati settori, no? Solo i settori quelli manuali, pensiamo tutti a molto spesso alle fabbriche, quindi la robotica utilizzata all'interno delle fabbriche, quindi ho preso alcuni settori da mostrarvi come esempio. Ovviamente quello classico da cui si inizia è quello dell'edilizia. Il robot che vedete nella foto dietro di me è un robot che esiste già, è un'azienda americana lo produce, è in grado di montare 1000 mattoni in un'ora. 1000 mattoni, un umano ci mette 2 giorni per montarli. Ok? Abbiamo da un lato un robot che lo fa in un'ora e dall'altro lato abbiamo l'uomo che mediamente ci mette 2 giorni per fare una cosa di questo tipo. La sproporzione è esagerata. Il cibo, la ristorazione, uno dei temi più cari a noi italiani. Toccateci tutto, ma non il cibo. A quanto pare, questa è una foto, non mi ricordo se Cina o Giappone, comunque in Oriente ci sono già dei ristoranti che sono quasi completamente automatizzati, dove il cibo a tavola non ve lo porta più il cameriere, ve lo porta questo che è la versione brutta di Emilio, ve lo ricordate il robottino di quando eravamo ragazzini? Il vostro cibo sarà servito da un robot di questo tipo, ok? Anche la ristorazione. La grande distribuzione organizzata. Durante le ricerche ho trovato questo robot che è fantastico. Non so se si vede bene in foto. Questo robottino passa in un supermercato e nel giro di un'ora fa l'inventario di tutti i prodotti che trova e vi dice se i prodotti sono scaduti, se sono da sostituire, se si devono cambiare di posto, se il prezzo è corretto o meno, se è stato spostato e deve essere rimesso in un altro scaffale, fa tutto in automatico, vi dà delle statistiche sulle vendite. Un umano ci metterebbe una vita per fare una roba del genere. Tutto completamente automatizzato. O ancora il turismo, anche questo è un robot già in uso. Alcuni grossi
hotel negli Stati Uniti d'America stanno utilizzando questo prototipo che sostituisce l'uomo per fare alcune attività. Ad esempio vi gestisce il check-in, vi gestisce il check-out, vi dà delle informazioni sulla struttura, vi dà delle informazioni turistiche sulla città che state visitando. Quindi va a sostituire tutta una serie di attività ripetitive e manuali che prima venivano fatte dalle persone. O ancora i trasporti, state sicuramente vedendo, no? Il filone delle auto che si guidano da sole. Abbiamo Tesla, abbiamo Google, è uno dei temi sui quali stanno investendo di più le grosse aziende in questo momento. Non solo per quanto riguarda le auto, ma a quanto pare anche per i trasporti su gomma. Questo è un prototipo di Mercedes che conta di arrivare sul mercato tra qualche anno, non ricordo bene la data, mi sembra 2025, c'è scritto, tra qualche anno, ed è un camion che si guida in completa autonomia. Ci sono già dei video che lo fa vedere in azione su alcune autostrade americane nelle quali lo stanno provando, ok? Quindi anche qui sostituzione completa dell'uomo. E come dicevo prima, non facciamo l'errore di pensare che questa cosa riguardi solo i lavori manuali, riguarda anche i lavori intellettuali, se questi lavori intellettuali sono in qualche modo rutinari, sono ripetitivi. JP Morgan qualche mese fa ha annunciato un software che in un'ora è in grado di sostituire quello che un umano farebbe in 360.000 ore. Legge i contratti e un automatico trova tutti i punti interessanti del contratto, le cose da cambiare, le cose da modificare, le cose da rivedere. In un'ora fa l'equivalente di 360.000 ore che impiegherebbe un avvocato o una squadra di avvocati. Ancora una volta è un rapporto incredibile. E ancora il giornalismo, fino a qualche anno fa non ci avrei mai pensato a sta cosa. Ci sono online dei software dove voi mettete 3-4 keywords, gli dite la lunghezza dell'articolo che volete e con pochi dollari avete un robot, in questo caso un'intelligenza artificiale, che vi scrive un pezzo, che vi scrive un articolo da zero su quel tema, imitando lo stile umano, imitando il tono di voce umano e tirando giù un articolo sensato, con dei riferimenti, con dei link, con delle frasi di senso compiuto, completamente automatizzato, alcuni giornali in redazione già lo utilizzano, hanno degli umani che fanno ancora la fase di supervisione, ma gli articoli sono scritti da un'intelligenza artificiale. E questi erano solo degli esempi, ok? Ce ne sono tanti tanti altri, ovviamente non mi dilungo, ma ho lasciato fuori dottori, ho lasciato fuori infermieri, ho lasciato fuori l'esercito, le forze dell'ordine. Qualsiasi settore è impattato da questa roba, dall'intelligenza artificiale, dalla robotica, dall'automazione, da queste nuove tipologie di tecnologie. E quindi facevo queste ricerche e dicevo, cavolo, c'è questo cambiamento in corso, siamo così spaventati, escono questi titoloni, i big ci dicono, uno dice che dobbiamo pagare le tasse ai robot, l'altro ci dice che ci dobbiamo impiantare dei chip per diventare dei cyborg, e poi ho pensato, ma sta roba l'ho già sentita da qualche parte, forse in realtà non sta succedendo niente di nuovo, mi sbaglio, perché ci stiamo spaventando così tanto? Effettivamente non sta succedendo niente di nuovo, ragazzi. Qualcuno molto più noto di me, come i due signori che vedete su questa slide qui dietro, che sono Kondratev e Schumpeter, non devo fare una lezione di economia, ma se volete andatevela a leggere, in realtà hanno scoperto questo fenomeno, va avanti da secoli, e sono dei cicli di 50-70 anni che vanno avanti così in tutti i settori. Arriva un'innovazione molto molto forte sul mercato, come si vede dal grafico, questa innovazione inevitabilmente fa crollare una serie di posti di lavoro, come vediamo nel nostro caso milioni di posti di lavoro, ma allo stesso tempo crea delle nuove opportunità perché va a creare delle nuove esigenze e dei nuovi settori che fino a quel momento non esistevano. E per fare un esempio di cosa intendo di questi cicli, questo è un episodio successo nel 1800, una famosa rivolta chiamata la rivolta dei luddisti. Per cosa sono famosi i luddisti? Perché scesero in piazza e spaccarono, sfasciarono con le sbranche, con i martelli, sfasciarono i macchinari che erano arrivati dalla rivoluzione industriale, in particolare nel tessile, ma anche in altri settori, con un grido di battaglia. Il grido di battaglia vi ricorda qualcosa? Quello che stiamo dicendo noi oggi, le macchine ci stanno rubando il lavoro. E qual era la loro soluzione a questo problema? Allora sfasciamo le macchine, perché le macchine ci stanno rubando il lavoro. O ancora, non c'è bisogno che ve lo dica io, che c'è un settore come quello dell'agricoltura, nella quale anche l'Italia era fortissimo, che è praticamente dimezzato nel corso del XX secolo. Anche in questo caso, un ciclo. E poi c'è questo esempio simpatico che ho trovato e che ho messo sulle slide volutamente perché fa capire bene cosa si intende con ciclo. Fino al 1860 non costruivamo grattacieli,
perché non riuscivamo ancora, non avevamo la tecnologia, le competenze per costruire grattacieli e quindi di conseguenza non avevamo delle esigenze da grattacieli. Poi la tecnologia è andata avanti, abbiamo iniziato ad utilizzare l'acciaio in modo diverso e cosa è successo? È successo che abbiamo iniziato a fare case sempre più alte e case sempre più alte hanno portato una nuova esigenza, quale? L'esigenza dell'ascensore per arrivare in alto in queste case. E quindi nel 1950 c'erano 120.000 persone nel mondo che di lavoro facevano gli addetti agli ascensori, che fino a qualche anno prima non avevano questo, non esisteva questo lavoro sul mercato e non avevamo ancora la tecnologia per la quale gli ascensori erano completamente automatici e quindi c'era una persona che lavorava in ogni ascensore. E poi cosa è successa? Cosa è successo? La stessa tecnologia che ci aveva portato agli ascensori ha fatto sì che gli ascensori diventassero completamente automatici e nel 1990 non esistevano più gli addetti agli ascensori. Perché? Perché l'ascensore era in grado di andare avanti e indietro, su e giù, completamente da solo. Quindi la tecnologia dà, la tecnologia toglie. Ancora una volta un ciclo. Anche questo è simpatico. Nel 1964, negli Stati Uniti d'America, forse non si legge, ve lo leggo io, crearono una commissione che si chiamava la Commissione per la Tecnologia e l'Automazione, dove osservavano la tecnologia e l'automazione perché erano terrorizzati all'idea che stesse togliendo dei posti di lavoro. Stati Uniti d'America. Cos'è successo? È successo che 2 anni dopo questa commissione l'hanno smantellata perché si sono resi conto che grazie alla tecnologia in realtà la disoccupazione era calata del 4%. E quindi dice, vabbè Raffaele, sei venuto qua, ci stai facendo questi esempi, ci hai fatto vedere quali settori sono rivoluzionati da questa tecnologia, ci stai dicendo che ci sono effettivamente dei posti di lavoro che stanno andando a morire, ci stai dicendo che si tratta di un ciclo e che quindi questa roba non succede per la prima volta, ma dove vuoi andare a parare? Ovviamente io non ho la soluzione, non ho la pretesa di avere la soluzione o di trovarla in mezz'ora di talk durante questo evento. Quello che vorrei condividere con voi piuttosto sono 3 riflessioni, secondo me molto molto importanti su questo tema. La prima riflessione è che tocca fare informazione. Perché tocca fare informazione? Perché altrimenti, se continuiamo a dare solo spazio agli articoloni dove Elon Musk dice che dobbiamo diventare dei cyborg e Bill Gates dice che dobbiamo far pagare le tasse ai robot, non facciamo capire il reale problema alle persone che lì fuori stanno ascoltando questa cosa. Abbiamo un mercato spaccato dove da un lato c'è chi ignora completamente il problema e dall'altro lato invece chi è terrorizzato da questa cosa. Perché? Perché trova solo articoli che demonizzano questa cosa e che ne parlano in maniera spaventosa. Cosa intendo dire per ignoranza? Intendo dire cose di questo tipo. Il Guardian ha fatto una bella ricerca dove ha rilevato che l'80% degli americani pensa che il loro lavoro sarà ancora sicuro tra 50 anni. Questo è un dato veramente spaventoso, non il fatto che i robot ci stanno togliendo il lavoro. Se l'80% degli americani non si è accorto di questa cosa, sono fottuti, perché sono persone che non hanno capito che c'è un problema serio in corso. Ecco il perché dobbiamo fare informazione su questo tema. E dall'altro lato invece chi abbiamo? Abbiamo chi si sta informando su questo tema, ma è completamente terrorizzato. Perché? Perché stiamo facendo allarmismo, perché se ne parla spaventando le persone e l'allarmismo crea paura. E cosa succede quando c'è la paura con il lavoro? Lo sappiamo benissimo, le persone quando hanno paura di perdere il posto di lavoro scendono a compromessi, e compromessi significa solo precarietà e condizioni peggiori di lavoro. Il secondo punto è che forse è arrivato semplicemente il momento di ripensare il lavoro. Siamo in un'epoca nella quale non possiamo più concepire il lavoro come l'abbiamo concepito per tutto il secolo scorso. Questo è un bel dato interessante, è una ricerca fatta in Canada. Dal 1987 al 2016 c'è stata una crescita del 91% dei lavori che non erano rutinari. Quindi in un momento storico nel quale ci sono lavori che stanno completamente morendo, settori che stanno completamente scomparendo, il Canada ci dice che c'è il 91% di crescita sui lavori non rutinari. Ecco perché prima ho detto attenzione quando diciamo di lavori che scompaiono, stanno scomparendo i lavori attuali. E dall'altro lato, solo nel 2012 sono stati creati 500.000 posti di lavoro intorno all'ecosistema delle app. Solo nel 2012, e parliamo di 500.000 di persone, ragazzi. Questi lavori non esistevano fino a 5 anni prima. Perché? Perché non esisteva lo smartphone, perché non esisteva il concetto di app. E se pensiamo al filone dei social media e di tante altre innovazioni e tecnologie che abbiamo avuto negli ultimi anni, ci sono decine e decine, probabilmente centinaia di lavori, di posizioni lavorative nuove che io non sarei manco in grado di descrivere a mia mamma e mio padre. O ancora, è forse arrivato il momento di ridurre le ore lavorative e quindi ripensare la giornata lavorativa per come la intendiamo oggi? Ho messo questa bella foto della Svezia perché la Svezia è uno dei primi
dei primi paesi che sta testando questo modello nuovo, e loro stanno portando avanti questo filone della giornata lavorativa da 6 ore, che adesso è replicato da altre città del nord Europa e lo sta testando anche qualcuno in Oriente. E forse è arrivato il momento di ridurre le ore lavorative, perché tutta questa tecnologia che ci stiamo mettendo attorno può darci una mano in ottimizzare meglio quello che abbiamo fatto fino a ieri. E ancora, puntiamo sull'imprenditorialità. È chiaro che non mi aspetto che tutti quanti dopodomani diventiamo imprenditori, ma è inevitabile pensare che quello che sta succedendo negli ultimi anni, il boom delle start-up che abbiamo avuto negli ultimi 5-7 anni in Italia, ma in realtà a livello internazionale, è proprio per questo motivo. Perché abbiamo una fase nella quale sicuramente il lavoro a tempo indeterminato, il lavoro da contratto, da posto fisso, come lo concepivamo fino a qualche anno fa, sta andando a morire, e sarà sempre più importante essere capo di se stessi, come diciamo online, e puntare sul lato imprenditorialità. E poi c'è tutto il filone dello Universal Basic Income. Non so quanti di voi stanno seguendo questa bella discussione che c'è in corso. Fino a qualche anno fa questa roba era fantascienza. Per chi non lo sapesse, si tratta di una cifra base che i governi garantiscono a tutti i loro cittadini, ok? Per venire incontro a questo problema dell'automazione che toglie il lavoro. Fino a qualche anno fa questa roba era da romanzi di fantascienza, romanzi di futuri distopici. Ora invece ne parlano i più grandi pensatori della nostra epoca, e grossi big ci stanno investendo dei soldi, come la persona che ho messo qui in foto, che è Sam Altman di Y Combinator, il più grande acceleratore di startup al mondo, che sta investendo in ricerca per capire se questa può essere una reale soluzione per i problemi che stiamo per affrontare. E il terzo punto, a mio avviso il più importante in assoluto, è quello di investire sulla formazione. Investire sulla formazione, lo ripeto. Anche questo, una bella ricerca del Guardian. Entro il 2020 chi lavora nel settore della robotica vedrà un aumento dei propri stipendi del 60%. Vedete come sono dei dati completamente opposti a quelli che stavamo guardando all'inizio. E quindi ci sono settori dove la gente sta per andare completamente in strada, e ci sono settori nei quali entro 2 anni, si parla di 2020, aumento dello stipendio del 60%. Quale settore? Quello della robotica. Perché qualcuno li dovrà costruire questi robot, qualcuno dovrà scrivere il codice per questi robot, qualcuno dovrà fare manutenzione per questi robot, validare quello che fanno questi robot, supervisionare quello che fanno questi robot. Ovviamente quelli che sono al passo e si sono fatti trovare pronti per questo cambiamento. E poi ancora, il focus sulle materie STEM. Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Non possiamo pensare che nel 2017 questa roba non si insegni dalle scuole elementari. È anacronistico, ed è ancora più anacronistico pensare che questa cosa sia ad uso esclusivo dei maschietti. Siamo nel 2017, cavolo. Focus su STEM fin da piccolo. Maschietti e femminucce, tutti, dalle scuole elementari, si deve puntare su questa roba. Questo è il futuro. E dall'altro lato, senza dimenticare le soft skill, in un'epoca nella quale il nostro competitor è il robot, è inevitabile che l'uomo deve investire sulle soft skill per differenziarsi, e questo vale ancora di più, non tanto per i giovanissimi, ma per le persone che sono più avanti con l'età, per mia mamma, per mio papà, per quelli che avranno più difficoltà a riposizionarsi sul mercato del lavoro quando ci sarà questo grosso cambiamento in corso. Stiamo andando in un'epoca nella quale il titolo di studio è sempre meno importante, c'è sempre meno peso per quello che è il percorso di studio inteso nel senso classico, e sempre più importanza per quelle che invece sono le competenze, le skill e le proprie esperienze. Sarà questa che farà la vera differenza sul mercato tra noi e delle macchine. E vado a concludere. Non è facile concludere una cosa del genere, dopo queste 3 riflessioni. Io quello che mi auguro e di vedere un futuro nel quale non reagiamo come i luddisti, non scendiamo in strada con le spranche e vogliamo sfasciare le macchine, no? Non è un futuro dove siamo noi contro il robot. Quello che mi auguro di vedere io è un futuro dove siamo noi e il robot. Noi e i robot che ci affianchino in certe attività, perché se c'è una cosa che l'uomo ha sempre saputo fare e che secondo me farà anche questa volta per superare questa fase, è questa qui, è adattarsi. Io ho finito, grazie. Abbiamo tempo per qualche domanda? Ci sono domande? Perfetto, vi ringrazio allora.